dunque, dopo quello che abbiamo detto stamattina, torniamo sulla terra e consideriamo innanzitutto alcuni aspetti, diciamo, di carattere non filosofico. Una delle ragioni per cui sono qui è per presentare qualche caso legato all'utilizzo dei software della piattaforma ArcGIS, che è una piattaforma, una delle due principali piattaforme proprietarie, una è questa e l'altra è Intergraph. MapInfo pare, che appunto, come dicevo, da alcune rapide ricerche, è un'acquisizione più recente, tra l'altro non so bene neanche esattamente cosa facciano. In realtà, ovviamente, vabbè, non so se è il caso di accennare alla questione, però obiettivamente parlare di una piattaforma proprietaria significa entrare in parte nel vivo della polemica che divide da tempo i sostenitori del, o meglio, la grande massa, cioè un certo numero di sostenitori del... No, però, quindi la accanita schiera dei sostenitori del software open source la schiera altrettanto nutrita, anche perché si è diventata storicamente, degli utilizzatori dei software proprietari e in particolare della piattaforma ArcGIS, che comunque è quella che nel tempo si è sviluppata e articolata di più. Non so se è il caso, perché è una questione che di cui un pochino mi sono interessato, anche per curiosità intellettuale, e sulla quale, devo dire la verità, nutro non poche perplessità. Probabilmente la soluzione salomonica, che è quella poi che viene suggerita da molte persone che sono legate al mondo esteri, soprattutto in America, e che poi alla fine dipende sostanzialmente da quello che devi fare. Cioè che una delle applicazioni complesse e anche quindi evidentemente costose in termini di licenza probabilmente non sono necessarie nel caso in cui si debbano compiere, diciamo, operazioni semplici che non richiedono un grosso lavoro di customizzazione e di scrittura di codice. Il vero problema sorge nel momento in cui devi fare qualcosa di complesso, perché non è un caso che, però non è un discorso che dobbiamo fare qua probabilmente, però vale come riflessione generale, non è un caso che le grandi compagnie che fanno qualcosa di impegnativo e duraturo tendenzialmente tendono ad affidarsi all'acquisto di licenze di software proprietario, perché questo, diciamo, darebbe delle garanzie in termini di durevolezza e possibilità di avere, come dire, una garanzia anche in termini di manutenzione del prodotto, che cose sviluppate ad hoc, anche se magari c'hai una schiera di sviluppatori bravi, non ti garantiscono. E inoltre è anche vero che in molti casi utilizzare delle risorse open source può essere un po' l'equivalente a dire: devo cambiare una lampadina, anziché prendere una scala me la costruisco. Che è anche una cosa, diciamo, perfettamente legittima, però probabilmente è vero che a volte succede di dover in molti casi ricominciare da capo lavori per i quali esistono già soluzioni pronte. Quindi è un discorso di investimento, cioè bisogna vedere quanto poi ritieni di dover investire in acquisto di tecnologia e quanto invece in sviluppo in casa. Probabilmente poi il discorso che fa ognuno di noi nel momento in cui va a fornire eventualmente una soluzione a qualcuno è: compro una cosa pronta e ci lavoro sopra, oppure costruisco da zero. In qualche caso può essere conveniente, in qualche caso no. Questa è una valutazione da fare caso per caso. Una cosa in cui però vorrei, sempre in ossequio, così dire, alla visione, diciamo, che ho espresso stamattina, una cosa però vorrei essere chiaro: che la vera grande battaglia che si compie in termini di disponibilità di conoscenza geografica non è tanto sul software.
ma è sui dati. Cioè, a volte viene alimentata una, non dico un equivoco, però una certa fumosità tra il problema del software open e il problema degli open data, che è un problema molto più serio ed è un problema che ci investe molto più da vicino, perché altrimenti c'è il rischio di trovarsi in una situazione in cui noi viviamo in un paese in cui liberamente sono disponibili i pezzi per costruire una macchina, non dico neanche che sono liberamente disponibili delle automobili, ma non c'è la benzina per farle andare. I dati sono strategici, i dati sono importanti, i dati sono tutto, e soprattutto i dati sono delle cose che abbiamo già pagato in molti casi, anzi quasi sempre, i dati delle pubbliche amministrazioni, gli stessi dati della ricerca universitaria. Io come archeologo mi trovo spesso nella situazione in cui ci sono delle difficoltà di accesso a me stesso, che sono un addetto ai lavori, a dati relativi all'archeologia, figuriamoci al cittadino comune, chiamiamolo così. Eppure quei dati sono stati prodotti con dei soldi che vengono dalle tasse di ognuno di noi, quindi sono dei dati che dovrebbero essere disponibili per tutti, perché sono i dati su cui appunto si dovrebbe fare quel discorso di costruzione del mondo di domani. Quindi su questo io sarei molto chiaro. Poi ognuno, chi c'ha più filo tesse più tela, però il problema è che deve essere, come dire, la materia prima deve essere disponibile, e la materia prima di queste cose sono i dati, che infatti sono quelli che qualcuno tiene inchiavardati sempre, o doppia mandata, sempre in base al principio: i miei dati, i dati che io ho nel cassetto, i dati, è come il discorso degli MP3, i miei file, mentre siamo in una realtà in cui è la disponibilità del dato ad essere importante, non la proprietà. Comunque, torniamo invece al discorso della, per cui peraltro fui inizialmente contattato, che è la presentazione dei casi legati all'utilizzo del software di Esri. Allora, la società nasce legata alla società americana Esri della California, che è quella, come abbiamo visto, che produce si occupa insieme a Intergraph di sviluppare sistemi GIS dalla fine degli anni 60, dall'estrema fine degli anni 60, e che ha, nel corso di tutti questi ormai quasi 45 anni, portato avanti un costante miglioramento e arricchimento dei sistemi e dei servizi forniti. Devo dire la verità che se voi, per esempio, avete occasione di leggere newsletter, il newsletter che mette in distribuzione Esri, soprattutto gli americani, è ricca di spunti estremamente interessanti. Cioè, le persone che lavorano all'interno di questo mondo sono tutte persone che sono legate ad una visione dell'importanza, del significato, della potenzialità legata all'informazione geografica molto, molto, molto forte. Chiaramente in America questo discorso è più avanti, anche perché la questione che ho in parte abbiamo parlato stamattina è molto più semplice da affrontare, in quanto è legata ad una società che ha una struttura diversa dalla nostra, meno rigida. E tanto per fare un esempio, in America è stato possibile istituire dei curricula universitari geospaziali, cioè in cui si insegna ad utilizzare trasversalmente le tecnologie GIS come oggetto principale di formazione. Cioè uno si laurea in GIS, all'interno di alcuni, non sono molti, corsi universitari, e da questo punto di vista Esri aveva spinto molto nel decennio precedente perché venissero attivati, in maniera molto più semplice che non in Italia, dove da universitario posso dire che la realizzazione di un corso di questo genere è impossibile. Cioè, tutto il discorso fatto stamattina si scontra, tra le altre cose, oltre che con i problemi legati alla formazione scolastica, si scontra con il fatto che se poi vogliamo andare a creare delle specializzazioni nel settore, al di là della possibilità di frequentare master, corsi a pagamento o altre iniziative, oltre ovviamente a iniziative come queste, che però sono iniziative non strutturate, la possibilità
di realizzare dei curricula universitari legati alla specializzazione in queste tecnologie è di fatto impossibile, perché non esistono per legge gli spazi per creare un percorso formativo ad hoc. Questo, diciamo, è un grosso limite, perché limita la possibilità di produrre bravi specialisti. Perché così come ho puntato il dito dicendo perché i tecnici qua e là, è vero che ovviamente l'operazione del tecnico può a volte nascondere, però il problema è che il tecnico è indispensabile perché determinate operazioni vengano realizzate ad un livello anche tecnologicamente soddisfacente. Allora, quando appunto pensiamo in una realtà come quella italiana un discorso del genere, cioè questo obiettivo aziendale da parte di ESRI di sostenere la comprensione e la gestione dei processi del mondo legati alle questioni, diciamo, territoriali, si scontra, se vogliamo, contro il fatto che abbiamo la possibilità oggi di avere una tecnologia molto potente e però un sistema di patenti, allora non abbiamo più il neopatentato, il problema del neopatentato alla guida della Porsche, ma che non abbiamo proprio l'idea di patente in una cosa del genere, ma dei percorsi formativi molto vari e molto articolati. Ripeto, l'esperienza viene dal mondo americano, dove molte cose sono più semplici, e non è un caso che la società ESRI americana sia nel suo piccolo una potenza, tra virgolette, naturalmente non è comparabile a Microsoft ovviamente, ma riesca ad avere un'incidenza sulla società americana con le sue tecnologie maggiore di quanto non avvenga in Europa, proprio per le limitazioni che sono proprie della struttura sociale, formativa, economica, eccetera, del continente europeo. Come vedete, dalla fondazione del 69 sono cambiate molte cose. I due principali step tecnologici sono probabilmente quelli legati alla fine degli anni 90 alla nascita vera e propria di ArcGIS, che riuniva delle funzionalità che prima erano divise fra diverse componenti e portavano una complessità di gestione dei dati che era effettivamente da addetti ai lavori, ma era anche legata al tipo di macchine che si potevano utilizzare, fino a soluzioni più recenti che vanno verso le soluzioni in cloud online con un sviluppo della parte web molto grosso. Ci sarebbero delle cose da dire sulla modalità di utilizzo di queste componenti, cioè come queste componenti si sono evolute nel tempo, vediamo se ce n'è la possibilità, anche perché non sono io, il tecnico, so come funzionano, conosco alcuni trucchetti, ma non sono un tecnico. Sostanzialmente in Italia viene riprodotta l'obiettivo aziendale degli americani, che è quello di fornire le soluzioni GIS alle pubbliche amministrazioni e alle imprese. Una certa componente è legata anche alla fornitura di software per le università, che ovviamente è un po' il vivaio di idee e soluzioni che negli anni passati hanno fortemente alimentato lo sviluppo delle tecnologie, la crisi complessiva del sistema educativo ovviamente ha portato ad una maggiore difficoltà da parte dell'università, l'Italia è stata al passo con il progresso tecnologico, ma un grosso campo di sviluppo è quello legato alle tecnologie del mobile, e lo vedrete poi nella parte in cui verrà il tecnico pre-sale di ESRI verso la fine del corso, perché le possibilità offerte oggi dalla piattaforma ESRI di lavorare con le tecnologie del mobile è molto grande e permette delle soluzioni molto facili da realizzare da un certo punto di vista e molto efficaci dall'altro. Devo dire che, torno un attimo indietro perché questo va detto, che però oggi pensare all'utilizzo di software
di Esri come l'utilizzo di elementi staccati diventa sempre più difficile. Noi abbiamo una cultura consolidata notevole dell'utilizzo di hard disk desktop, cioè di una soluzione che sta sul tuo computer, che si apre il tuo programma, sempre il fatto il mio computer, il mio dati, i miei file, i miei MP3, i miei CD, eccetera, eccetera. Sta sul tuo computer, tu lo accendi, funziona tutto, fai quello che devi fare, che però è una soluzione che rimane limitata al tuo ambito, cioè se tu devi portare, devi dare la tua documentazione a un'altra persona, devi via la pennetta, devi copiare i file, li devi dare là, gli puoi dare qualche file aggiuntivo che gli permette di riprodurre la vestizione, l'organizzazione dell'archivio che hai realizzato tu, però sostanzialmente gli stai dando dei dati. In realtà questa è solo, ormai è solo una parte della, delle funzionalità dei prodotti della piattaforma. Non è la meno importante, in genere la retorica, l'eloquenza in questi casi dice questa è solo una parte e non è la più importante, no. È solo una parte, rimane una parte molto importante perché è quella legata alla produzione massiva di dati, cioè è impensabile oggi con la tecnologia attuale di fare dell'editing online, sarebbe, uno diventerebbe matto perché basta, cioè, solo il ritardo che c'è in millisecondi di trasmissione di ogni input tradotto in ore di lavoro significa delle perdite di tempo inenarrabili. L'efficienza del prodotto desktop per quanto riguarda le attività di editing eccetera è assolutamente ancora superiore. Però poi tutto quello che viene dopo la produzione del dato in termini di scambio, fruizione e diffusione dei dati viene sempre di più, viene in prospettiva sempre più affidato a soluzioni server, soluzioni cloud e in ultima analisi a soluzioni mobile. Quindi da un lato poter condividere i dati all'interno di organizzazioni un po' complesse attraverso una architettura server, che è anche un modo per ottimizzare, questo lo dico soprattutto anche in funzione del fatto che probabilmente alcuni di voi si trovano, si troveranno, si potrebbero trovare, si sono trovati in circostanza di dover fare da consulenti alla pubblica amministrazione per la realizzazione di soluzioni di questo tipo. A livello di un'organizzazione come una pubblica amministrazione, abbandonare l'esclusivo utilizzo desktop, che significa avere, per dire, tot licenze su tot computer, in tot ufficio, eccetera, eccetera, centralizzare, condividere le risorse attraverso gli strumenti server e in prospettiva attraverso gli strumenti cloud, quindi studiare e valutare queste soluzioni, significa potenzialmente migliorare di gran lunga l'efficienza del flusso di lavoro e risparmiare in termini brutali di risorse. Quindi da questo punto di vista l'evoluzione tecnologica anche in questo caso non è solo un miglioramento degli strumenti, perché se poi andiamo a guardare, per così dire, rispetto alla versione 9, la versione 10 ha comportato sì una serie di miglioramenti sostanziali, però poi all'interno della versione 10, il passaggio dalla 10.1 o la 10.2 e anche quelli che sono previsti in futuro come funzionalità di base, non ci saranno e non sono previsti grossi miglioramenti, perché ormai è un prodotto che è arrivato al suo, a una, diciamo, esprime tecnologicamente il massimo di quello che si può realizzare oggi. Dove è invece il grande salto? È proprio nell'integrazione degli strumenti da scrivania con la rete, con le architetture server e con i servizi online. E poi tutto lo sviluppo delle soluzioni mobile, che non è una cosa da poco, e spero di riuscire a farvi vedere qualche esempio verso la fine di soluzioni che sono molto interessanti da questo punto di vista. Se non riesco a farvele vedere anche per questioni legate alla rete, comunque c'è la possibilità di parlarne a voce. Quindi, siccome appunto, come abbiamo visto, la questione che è diventata essenziale oggi è quello di organizzare e gestire le informazioni
su base geografica, l'utilizzo di questi strumenti viene sempre più appunto orientato come supporto al processo decisionale. E anche da questo punto di vista il fatto che si parli di condivisione dell'output finale delle mappe in cloud, su WebGIS, eccetera, eccetera, significa anche la possibilità, per così dire, di elaborare delle analisi all'interno della struttura che è deputata a elaborare le analisi, e non dire faccio la stampa di tutto, arrivo con il lenzuolo dal capo, gliela stendo sulla scrivania e gliela faccio vedere, ma anche semplicemente trasmettere i risultati via web attraverso un'applicazione web che permette di visualizzare il risultato delle analisi direttamente dal proprio posto di lavoro, senza bisogno di trasferire carta, file, eccetera, eccetera, in maniera più semplice. Sono, se vogliamo, piccole cose all'interno di un'organizzazione, ma quando diventano organizzazioni complesse che magari hanno sedi in diversi luoghi, possono diventare essenziali. L'azienda impiega oggi in Italia circa 80 persone e si interessa appunto sia a servizi professionali sia a soluzioni per l'industria attraverso la gestione della piattaforma legata ai dati geospaziali. Dunque, si parla di piattaforma in quanto è una cosa che integra tutte le funzionalità, sia desktop, sia server, sia cloud, sia mobile, e in questo caso peraltro permettendo attraverso il mobile non solo la fruizione dei dati, cioè la possibilità di avere il dato utilizzabile in qualunque posto attraverso il telefonino, ma anche una cosa molto, molto interessante e molto utile in alcuni settori, la creazione di contenuti, cioè l'inserimento dei dati da mobile su piattaforme realizzate, piuttosto semplici per carità, però realizzate specificamente per acquisire dati da mobile, per cui per esempio è possibile, come dire, ho dei gruppi di geologi che lavorano sul campo e che acquisiscono i dati sul cloud di Esri direttamente dai telefonini, ovviamente fino a una certa precisione, ma oltre la precisione del GPS del telefonino, che fino a una certa scala funziona bene, naturalmente poi ci sono soluzioni legate all'utilizzo del GPS, eccetera, più precise. Quindi, quando vi dicevo che appunto c'è un insieme che all'interno di Esri, nel gergo Esri chiama scalare, cioè dalle esigenze più semplici a quelle più complesse, che però, devo dire la verità, per come si sta evolvendo la tecnologia diventa sempre più difficile vedere come componenti separati, però possiamo dire che si parte dalle soluzioni di base, che sono quelle che usa il professionista sul suo computer, appunto, con i suoi file, eccetera, eccetera. Un sistema più complesso all'interno di piccole organizzazioni o grandi organizzazioni, in cui ci sono architetture server che permettono la condivisione dei dati, fino poi alla diffusione globale degli stessi attraverso WebGIS e le applicazioni cloud e mobile, perché ormai appunto molti dati vengono messi a disposizione in tempo reale. Ovviamente questa esperienza parte, come sempre, negli Stati Uniti, dove c'è una cultura da questo punto di vista più avanzata della nostra. C'è un sacco di difetti, però questa cosa vanno abbastanza forte. Però anche in Italia in realtà molti dati sono ormai sempre più portati in rete e resi disponibili a tutti, a cominciare a Roma per esempio ci sta tutta la rete ATAC, che è su web, è possibile vedere non solo tutta la rete e interrogare i percorsi eccetera eccetera, ma anche avere informazioni in tempo reale sul traffico e sulla circolazione dei mezzi pubblici, e anche eventualmente sul mobile avere informazioni relative a quando arriverà l'autobus che state aspettando nella fermata in cui siete.
Quindi queste informazioni che diventano sempre più, la cui diffusione diventa sempre più comune, ovviamente vanno decisamente oltre qualunque soluzione anche server di impresa, di organizzazione, eccetera, eccetera, nel senso che l'ATAC, cioè l'azienda di trasporti di Roma, non si tiene più i dati relativi alla circolazione degli autobus nel suo ufficio, sul suo server, ma lo mette a disposizione degli utenti perché fa parte, per così dire, dei servizi che giustamente ritengono di dover offrire. L'attività comprende anche la fornitura di mappe, che anche in questo caso però va spostandosi sempre più sul web, nel senso che la piattaforma cloud di Archius Online mette a disposizione, come un Google Map potenziato, una serie di mappe di base che permette di scegliere tra grafi stradali, carte generiche, basi soltanto con i limiti amministrativi, cioè, la possibilità di scegliere una serie di soluzioni come Basemap, molto un po' come Google Map, ma più ricca, che permette di trovare, per così dire, la soluzione più adatta al tipo di cartografia che si intende realizzare. Ovviamente insieme a queste sono disponibili, per esempio, carte del traffico in tempo reale, altre informazioni legate ad demografia, geologia, altimetria, eccetera, eccetera, dati amministrativi e così via. E poi ci sono alcuni servizi invece che vengono comprati, come, cioè, venduti e comprati, come immagini satellitari particolari, eccetera. Però anche in questo caso, diciamo, il dato si sta, la disponibilità e la utilizzabilità del dato sta diventando sempre più flessibile, anche grazie al fatto che appunto molte amministrazioni stanno progressivamente mettendo i propri dati a disposizione, e questo permette ovviamente di lavorare su dati di partenza già considerati affidabili. Qui salto, per tanto ci interessa fino a un certo punto. I principali clienti sono, come abbiamo detto all'inizio, sostanzialmente la pubblica amministrazione tra amministrazioni centrali ed enti locali, e vabbè, in particolare uno dei clienti più grossi è il Ministero della Difesa, ma perché ha un'infrastruttura sua specifica e autonoma rispetto a tutto il resto della pubblica amministrazione, per motivi evidenti, e poi in particolare un altro grosso ente con cui lavora nel Dipartimento della Protezione Civile, e poi tutto il Servizio Geologico Nazionale, che è uno, diciamo, dei, proprio per tradizione e storia, i geologi sono quelli che dalla prima ora hanno cominciato ad utilizzare i sistemi GIS, e tuttora, diciamo, fra le persone che io, con cui sono in contatto nell'ambiente GIS, vedo che i geologi sono quelli che hanno lo spettro di competenze tecniche più sviluppato. Se ho un paio di colleghi geologi che, se ho un problema legato a georeferenziazione, grigliati, coordinate, trasformazioni particolari o anche all'utilizzo specifico di qualche strumento, lo chiamo e gli dico: senti, devo fare sta cosa, tu che sai tutto, ti servisco così, lui sa che mi sto per chiedere qualcosa, tu che sai tutto, come faresti? E in genere, appunto, soprattutto dai geologi, trovo sempre le soluzioni necessarie. Tutti i dati del Servizio Geologico Nazionale attualmente sono realizzati su piattaforma ESRI, e peraltro ho appreso sempre da questi colleghi geologi da poco che è anche, diciamo, uno dei principali software con cui è possibile riuscire a realizzare facilmente le complesse mappe con complesse leggende che rispondono a standard molto precisi del Servizio Geologico Nazionale. Per dire, l'Università di Cocca di Milano produce carte per il Servizio Geologico. Mi hanno detto che prima usavano per la restituzione delle mappe dei programmi di editori, diciamo, editoriali di altro tipo, poi hanno trovato come soluzione fare tutto quanto dentro il driver di stampa di ArcMap, diciamo così, e si stanno trovando benissimo. La difesa, come dicevo, è un settore importante, un grosso rapporto con l'Istituto Geografico Militare, con cui però avere a che fare è sempre un po' complicato, perché loro sono quelli che fanno la cartografia da sempre, e quindi hanno sempre un po' una
vocazione sacerdotale, però sono, non solo sono molto bravi, ma sono soprattutto quelli che forniscono gli standard, per cui quando hai problemi di riferimenti geografici, punti geodetici, eccetera, eccetera, comunque i dati messi a disposizione dall'IGM sono quelli essenziali. Così come la fornitura di foto aeree, voli, eccetera, che in alcuni casi, come nel mio, sono essenziali. Un grossissimo settore che va potenzialmente in espansione è quello legato alle reti, perché naturalmente la gestione delle reti è sempre un po' complicata e hanno raggiunto oggi delle dimensioni che non sono più gestibili se non attraverso degli strumenti di analisi automatici. Per cui, per esempio, anche semplicemente il ricalcolo dei percorsi all'interno di una rete in caso di interruzione della connettività in un punto è una cosa che gli strumenti di network analysis fanno in maniera piuttosto semplice, ed è però ormai indispensabile, per dire, anche nella gestione dell'acquedotto, poter sapere che se ci sarà l'interruzione di flusso in un determinato punto sulla base del modello idrico, quali saranno le ripercussioni, dove mancherà l'acqua, se mancherà l'acqua, come fare per non far mancare l'acqua dove potrebbe mancare. Quindi diciamo, sostanzialmente la società nasce come società di vendita del software, così come gli americani erano nati come società per la produzione di software geografici, però col tempo, essendosi complicata sempre più la struttura di questi programmi, diventata sempre più complessa, ha cominciato a diversificare notevolmente la propria attività. Molti, infatti, la società, oltre a fare diciamo, commercializzazione del software, installazione del software, fa anche sviluppo di soluzioni ad hoc per alcuni di questi clienti. Un'altra cosa in cui è stata in passato molto attiva è la formazione sul GIS. I corsi che vengono fatti attualmente a Roma sono, diciamo, permettono, come dire, una formazione completa. Resta il problema che, appunto, purtroppo è difficile invece in Italia riuscire a far entrare, come dire, la formazione in questi settori direttamente dentro i curricula formativi. Questo secondo me è un grosso limite, lo dico da universitario, perché poi in realtà è lì che si forma il grosso delle competenze. Allora, fatta questa doverosa presentazione, io ci avrei poi alcune... Che è successo qua? Vuoi sapere veramente le cose che non vi posso dire? Alcune... certo numero di slide relative a casistica di utilizzo del programma. Se volete facciamo altri 5 minuti 5 di pausa, anche perché io poi da stamattina che sto che parlo ininterrottamente, facciamo altri 5 minuti 5 di pausa e poi riprendiamo nella parte finale, sperando che la rete attivata con il mio telefonino funzioni, continui a funzionare. Pare di sì, quindi dovremmo riuscirci. Vediamo un po' che dice qua, se cerco un'altra cosa che sia questa. No, questa la rete c'è, la rete, quindi ce la possiamo fare. Ok, adesso vediamo, sperando appunto che poi la rete ci permetta di fare qualche, di fare un po' di browsing di cose, alcune soluzioni che sono state sviluppate, devo dire la verità, prevalentemente in America, ma non perché non ci siano le soluzioni in Italia simili, ma perché, come al solito, gli americani, diciamo, nello spiegare quello che fanno sono abbastanza efficaci e quindi di conseguenza la disponibilità di dati in rete su questo tipo di cose è molto maggiore e più semplice. Dunque, le soluzioni che abbiamo visto che vengono realizzate utilizzando i software resi sono per in vari ambiti. Sicuramente uno molto grosso è quello della gestione territoriale e quindi le amministrazioni locali che gestiscono attraverso i sistemi GIS aspetti della loro gestione.
ripartizione territoriale. Uno di questi, abbastanza tipico, è il sono invece i piani regolatori, che in molti casi ovviamente vengono fatti, cioè, a me all'inizio venivano fatti con la topografia tradizionale e tutt'oggi in molte realtà poi sono disponibili spesso ancora sostanzialmente sul cartaceo. Naturalmente questo crea dei problemi di allineamento e soprattutto una difficoltà di accesso alla documentazione, perché chiaramente la mancanza di un'infrastruttura di rete che permettesse di gestire questo tipo di informazioni anche per l'utente rendeva complessa la consultazione. Quindi vabbè, è stato da partire dal 2007, e quindi ormai sono 7 anni che questa cosa è stata realizzata, è stato sviluppato un catasto online che permette, tra le altre cose, appunto, di che permette di avere dei servizi di misura completamente automatizzati. Occorre dire, a onor del vero, che questa cosa la fa anche ormai il catasto italiano, sebbene io, da non addetto ai lavori, non so realmente quali limitazioni ci siano nell'accesso ai dati, perché ho visto alcune persone, ho visto anzitutto che oggi avevano una misura catastale in catasto, abbastanza semplice, vai là, c'è uno che pigia dei tasti e ottieni e ti dà il certificato, ma mi è stato detto che questo è possibile averla anche online, non so da quanto tempo e non so in base a quali requisiti. Comunque, diciamo che questi temi di consentire a tecnici e cittadini di accedere ai dati catastali online è una questione che gli americani avevano già cominciato a sviluppare da tempo, anche perché era legata alla gestione delle proprietà immobiliari, dei valori immobiliari, eccetera. Ci sono in America, per esempio, degli stati americani in cui è possibile fare anche delle ricerche complesse, poi vediamo se riesco a farvi vedere un esempio online, delle ricerche complesse che riguardano la struttura, sono interessato a comprare una proprietà in questa zona, voglio sapere che cosa c'è in vendita che sia a meno di 5 km dalla stazione, a più di 3 km da una strada di scorrimento veloce, che sia abitato prevalentemente da popolazione ispano-americana di reddito alto, perché sono americano e voglio andarvi a circondare di altri spagni americani ricchi. Fai un'interrogazione di questo tipo e ti dà il risultato di quali sono le proprietà in vendita, quali sono le agenzie che le vendono e più o meno le quotazioni, e questo naturalmente è una cosa che agli americani gli piace molto. Poi, altra cosa, questa è molto ganza, perché va in una direzione in cui ormai ci sta muovendo molto, la manutenzione urbana. Strade, arredo urbano, altre strutture pubbliche, perché a Washington da molto tempo questa manutenzione viene gestita attraverso una piattaforma GIS, e la cosa più interessante è il fatto, queste cose ovviamente gli americani le hanno fatte un po' prima di altri, però ho visto recentemente che una applicazione del genere ce l'hanno anche a Lubiana, in Slovenia, e cioè i tecnici del comune, attraverso il dispositivo mobile, possono segnalare direttamente le criticità, i guasti, eccetera, direttamente sul campo. A Lubiana addirittura hanno creato tutto un sistema di gestione del flusso di lavoro, per cui tu viene chiamata, ma queste sono cose ormai del tutto semplici, però che ancora non sono diffuse veramente come dovrebbero, viene chiamata la squadra interviene, c'è tutto un folder che rimane aperto, un fascicolo che rimane aperto da parte dell'ufficio tecnico finché il guasto non viene riparato, e c'è naturalmente, ovviamente, una mappa in cui ci sono segnate in rosso le cose che non sono state ancora riparate, in maniera che in tempo reale chi coordina il servizio sa quali sono le situazioni che sono ancora da risolvere. Poi alcune sempre in quest'ottica, alcune realtà hanno portato sul web, proprio sulla piattaforma web, tutti un gran numero di servizi per il cittadino, dati urbanistici, eccetera. Una città che da questo punto di vista è molto avanti è la capitale dell'Oregon, che ha sulla piattaforma GIS Online
tutta una serie di mappe urbane che riguardano i vari aspetti, a cominciare dal stanno le questioni del traffico, i progetti di sviluppo. In basso a sinistra vedete tutti i piani di urbanizzazione, che sono chiaramente, queste sono le icone, si aprono le mappe, e sono interrogabili e navigabili. Questo naturalmente permette di avere le informazioni per i cittadini in tempo reale. Questo sempre nell'ottica che quante volte uno, anni fa per esempio lavoravo a Viterbo, abitavo in un bellissimo posto. Un giorno la mattina mi sveglio e comincio a sentire dei rumori che non è, stavano tagliando le piante, c'era un boschetto davanti, stavano tagliando le piante. Alla fine mi informa di che dopo circa un mesetto sono riuscito a sapere che dovevano fare una nuova bretella stradale che passava proprio là davanti. Però io l'ho saputo da così oralmente, perché la città di Viterbo non è che c'era un servizio di stanno facendo, fammi vedere che stanno facendo, fammi andare a vedere un sito del comune e non sarebbe. Naturalmente il comune lo sapeva cosa stava facendo, però sono dovuto andare a chiedere direttamente quando ormai le ruspe erano già in moto. Naturalmente questo ha fatto sì che, vabbè, io ero forestiero, nel senso non ero neanche di Viterbo, stavo là in affitto in una casa, per cui alla fine a un certo punto a me del mutamento del paesaggio urbano interessava fino a un certo punto. Però ovviamente la come al solito, la partecipazione dei cittadini a processi decisionali è enormemente facilitata se la informazione su quello che sta accadendo arriva prima che il lavoro sia partito. Questo devo dire che è un modo di gestire i processi di gestione del territorio che sta lentamente prendendo piede anche in Italia. Però, come possiamo vedere, in realtà le esperienze che abbiamo, diciamo, sui casi soprattutto più grossi non sono molto positive. Per esempio il caso di TAP fa sì che sì, è vero che quelli poi hanno fatto, sentiamo il parere dei cittadini, ma sentiamo il parere dei cittadini, dove i cittadini erano incazzati perché stavano già facendo le trivellazioni a mare e tutto quanto era basato sul pare, si dice, sul sentito dire, eccetera. L'obiettivo della messa a disposizione di questi dati è quello proprio di uscire dall'ambito del sentito dire per cercare di lavorare nella maniera più, più efficiente. Un altro campo, allora, tanto per avere un'idea quindi delle possibili applicazioni di questo genere di strumenti, ovviamente se usciamo dalla gestione territoriale entra tutto un campo, se vogliamo, di applicazioni che sono legate sì a cose che hanno un luogo, quindi queste cose georiferibili, ma che riguardano aspetti, diciamo, non direttamente territoriali. Per esempio, in questo caso ci sono delle banche dati che riguardano, sono orientate alla valutazione del rischio. Questa compagnia assicurativa, per esempio, rende possibile la visualizzazione del rischio locale su base territoriale, in questo caso, diciamo, rischio di inondazione, rischio di terremoti, rischio di cicloni tropicali e il rischio di fulmini. Insomma, in basso ci sono tre finestrine che fanno vedere i coefficienti di rischio per terremoti, inondazioni, fulmini e cicloni tropicali. Evidentemente stiamo in America, quindi in questo caso il ciclone tropicale ci sta tutto. E allo stesso modo ovviamente anche in altri eventi appunto calamitosi, rispetto ai quali è possibile andare a verificare localmente quali sono i rischi naturali a cui una determinata area è esposta. Ci sono naturalmente anche piattaforme che permettono di valutare il rischio di tipo, di altro tipo, per esempio il rischio sociale. Ci sono delle piattaforme di analisi dei crimini. Ci sono delle amministrazioni che hanno messo in rete i dati relativi a rapine, furti, omicidi, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, lo strumento viene utilizzato per fare analisi commerciali attraverso strumenti definiti di business analytics, cioè tu diciamo, mappi tutte le informazioni relative al commercio di beni e servizi e sulla base di quello fai delle analisi per vedere quali sono i
luoghi in cui ce ne sono di più, quelli in cui ce ne sono di meno, e eventualmente appunto decidi se e dove impiantare delle nuove attività. E attraverso la piattaforma di Gis Online è possibile visualizzare, ecco qui potrebbe partire, i dati, sì. Sì, l'abbiamo fatto. Per esempio in questo caso questa applicazione permette di visualizzare in Europa il commercio e il consumo di carne di cavallo. Questa è fatta particolarmente bene, mi sembra, perché permette di visualizzare con un menu piuttosto semplice, sempre che però prima funzionava, quindi sta lavorando, quindi abbiamo fiducia. Spero che una volta caricata poi sia più Danimarca, Estonia, tutti i paesi europei quanti sono diventati. Ecco, però una cosa interessante di questa applicazione qui è che permette la visualizzazione del dato disaggregato paese per paese e sono sostanzialmente delle mappe estremamente semplici da realizzare con questo tipo di strumento, che vi consiglio, appunto, stavo dicendo ai vostri colleghi prima, di andarvi a fare un giro per vedere come funziona. Verso la fine del corso verrà Giulio Lasciaffari a far vedere un po' più da vicino il funzionamento dello strumento, con qualche esempio anche di come si può sviluppare un'applicazione utilizzando questo strumento, però è una cosa, insomma, che è abbastanza intuitiva e quindi in realtà è, secondo me, mediamente alla portata di tutti voi. Appunto, vedete che poi, anche se la rete peraltro non è un granché, poi insomma alla fine l'applicazione gira in maniera abbastanza efficiente. Anche in questo caso c'è bisogno della rete, perché ad esempio una cosa che appunto sempre guardando gli esempi delle gallerie di Esri eccetera, questa società che nasce come società immobiliare a un certo punto si è accorta che attraverso gli strumenti di rete poteva cominciare a gestire, organizzare, analizzare eccetera attività di tipo differenziato e quindi ha cominciato a sviluppare dei settori di business in campi che diciamo inizialmente con il mercato immobiliare in sé non aveva molto a che vedere. Però è interessante perché il sito è interessante perché comunque ti fa vedere tutta una serie di possibili applicazioni delle tecnologie di WebGIS a cose che riguardano l'analisi di situazioni, stiamo chiamando genericamente commerciali. Questa dovrebbe essere, se è giusto, sì, relativa al posizionamento di strutture cliniche. Naturalmente in America, essendo la medicina sostanzialmente privata, sono i siti
singoli gruppi che gestiscono il mercato, che poi analizzano, commissionano analisi, quello che diciamo, in Italia dovrebbe fare il Ministero della Sanità, lo fanno loro. E devo dire che non è detto che, al di là della lentezza, non è detto che funzioni peggio. Questi sono semplicemente i risultati delle analisi. Ecco, per esempio, in questo caso vengono sulla base della situazione dell'area che viene presa in esame, vengono considerate delle aree omogenee ritagliate per censo, densità abitativa, eccetera, eccetera, all'interno delle quali viene sviluppata l'analisi per identificare la migliore localizzazione per una struttura sanitaria. Questo del resto l'avevamo visto anche prima per quanto riguardava la possibilità di costruire una scuola. Poi c'è un'altra cosa che permette di utilizzare, diciamo, questi dati, renderli pubblici, è in questo caso un'agenzia americana che si raccoglie, che nasce per raccogliere i dati relativi a oleodotti, gasdotti e tra altro trasporto di sostanze pericolose. E a un certo punto, anche in base ad una direttiva americana che imponeva il fatto di rendere pubblici almeno una parte di questi dati, ha sviluppato una... hanno sviluppato un'applicazione web che permette di visualizzare il tracciato di oleodotti, gasdotti, elettrodotti, eccetera, eccetera. Questo naturalmente permette, un po' come nel caso di TAP, permette di sapere ai cittadini dove passano queste infrastrutture e che tipo di idrocarburo, nel caso per esempio, viene trasportato, gas, petrolio, e questo sempre nell'ottica appunto che per la loro cultura, comunque gli americani amano molto avere la possibilità di utilizzare questi dati, e c'è sempre un conflitto fra, questo è molto divertente, la società americana, c'è sempre un conflitto fra l'individuo e lo Stato, dove spesso e volentieri è l'individuo il paladino della libertà, e mentre da noi l'individuo è l'imbroglione, sostanzialmente, in America l'individuo è il padre della libertà e lo Stato, secondo la visione della società dal basso, è quello che invece fa gli impicci, gli imbrogli, si mettono d'accordo i gruppi di potere, eccetera. La società americana, questo inizio, è molto curiosa. Un'altra applicazione molto interessante è quella legata alla gestione degli impianti energetici. Nella città di Boston, chiudo un po' di finestra, sennò. Già da molto tempo è stato realizzato un WebGIS molto bello che, pensatelo qua, anche se qua ormai il più è fatto, perché gli impianti fotovoltaici sono stati fatti dove era possibile farli, sono stati fatti, un WebGIS che è un catasto degli impianti fotovoltaici della città di Boston, e che impianto per impianto permette di visualizzare dove sta, quanto produce per anno, mi pare anche, se non sbaglio, quanto è costato. Io farei una cosa però per alleggerirlo un po'. Dimmi, non dire che non c'hai il plugin per essere visto. Caricando, no, non sta più caricando.
Vabbè, ve lo racconto oralmente comunque, perché questa è una cosa peccato, perché visto, ricordatevi questo nome, e se ci avete un attimo poi andatevelo a guardare, Solar Boston si chiama, perché hanno praticamente creato un sistema che serve a un duplice scopo: da un lato ti permette di vedere quali impianti sono stati realizzati, quanto producono, se hanno usufruito di un finanziamento, di quanto è stato il finanziamento, eccetera, eccetera, quindi diciamo così permette a Mr. Smith di andare a vedere, a farti gli affari del pubblico, per controllare quello che fa la sua amministrazione, ma permette anche, in maniera piuttosto semplice, di valutare quanto costerebbe, quanto renderebbe in termini di megawatt un impianto costruito ex novo, per cui tu praticamente fai disegni un poligono in corrispondenza di un tetto e lui, sulla base di alcuni suoi parametri, ti dice in un anno quel tetto quanto, un impianto su quel tetto quanto produrrebbe, quanto costerebbe, quanto permetterebbe di risparmiare e così via. Quindi se uno dovesse fare una valutazione anche diciamo indicativa di quali sono eventuali investimenti da fare nel settore del fotovoltaico, ha attraverso questa applicazione già la possibilità di avere un'idea abbastanza precisa. Devo dire che, mi dispiace non poterlo vedere, in una regione che è stata attraversata come un uragano dal fotovoltaico, avere un'idea di quanti impianti sono stati realizzati, quanto producono effettivamente, quanto sono costati, eccetera, eccetera, sarebbe una cosa interessante. Tra l'altro, sempre per dire no perché in Italia, eccetera, eccetera, tempo fa ho incontrato una delle responsabili del SIC Puglia, che mi diceva che da parte dell'amministrazione c'era una certa reticenza a mettere in circolazione i nuovi voli delle ortofoto del 2010, perché confrontando le ortofoto del 2006 e quelle del 2010 ci si rendeva conto di quanto territorio era stato occupato da impianti fotovoltaici, perché è una cosa su cui diciamo giustamente in Puglia si è discusso, perché c'è stata una grossa speculazione, spesso anche probabilmente oltre i limiti del necessario, rispetto alla quale da parte dell'amministrazione regionale c'era una qualche reticenza a far vedere i dati, perché probabilmente avrebbe mostrato l'eccessiva dimensione dell'operazione rispetto alla superficie del suolo pugliese. Quindi anche da questo punto di vista avere la possibilità di accedere a questo tipo di dati è sempre una cosa che appunto ci insegnano dall'estero che sarebbe una cosa opportuna. Allora, naturalmente soprattutto in America questi strumenti qua sono diventati innumerevoli, e studiarli un po' facendosi un giro sul sito di Esri.com c'è una cartella, diciamo una directory che si chiama Esri-news/maps, dove c'è la galleria delle mappe che loro praticamente raccolgono a mano, le varie applicazioni che vengono fatte con i loro sistemi, no? C'è un servizio di marketing che si occupa sostanzialmente di questo. E quindi raccoglie sta roba e la mette in rete. Ed è una, direi, è una fucina di idee, perché ti permette di studiare quali sono le cose che sono state fatte nel mondo. Per esempio, About nothing, no? Questo è. Fortunatamente, diciamo, da noi è meno, una cosa del genere, sono meno, no, non è vero, sono i terremoti, ma insomma, gli americani con le catastrofi hanno sempre una grande passione. Con questa applicazione web è possibile confrontare un territorio prima e dopo un evento calamitoso, in questo caso, se capisco bene, una inondazione. L'app-
pianificazione è fatta in maniera tale che dovrebbe, no, questa no, sì. Ovviamente navigando, facendo pan su uno dei due pannelli, si spostano entrambi e quindi è possibile il confronto. In realtà poi qua la zona interessata è soltanto una piccola parte. Comunque esiste all'interno di questo set di strumenti che sono legati all'utilizzo della piattaforma GIS Online, è possibile costruire, sempre anche senza appunto programmare codice, una applicazione che permette di confrontare due livelli di mappa per far vedere, per esempio c'è una mappa storica e l'ortofoto attuale, molto semplice da realizzare. Ne ho visto un'altra su, non mi ricordo quale, Tornado, che era abbastanza impressionante. Poi naturalmente l'ordine in cui vengono presentate queste cose qua sono varie. Questo tipo di applicazione viene chiamato storytelling e permette di far vedere, raccontare una storia sul territorio attraverso una mappa associata a delle immagini. Per cui praticamente io vado a vedere che cosa corrisponde. Ciascuna immagine dov'è il punto di vista, più altri dati accessori che naturalmente posso io personalizzare sulla base dei miei obiettivi. Anche in questo caso, che cosa voglio far vedere, perché lo voglio far vedere, come lo voglio far vedere. Per esempio, ho visto che è molto semplice realizzarlo con le proprie, siccome si collega ai social network, con le proprie foto che stanno su Facebook, per esempio è facilissimo realizzare una story map di questo tipo. Lui automaticamente ti acquisisce le foto, ti dice guarda, ce ne sono alcune che non sono georeferenziate in maniera corretta, quindi non le posso utilizzare, poi quelle che può prendere, le mette lì e tu organizzi il tuo spazio sulla base di un layout e realizzi questo tipo di applicazione. È molto semplice. Anzi, devo dire la verità che il fatto che si possano fare facilmente queste story map ha creato una proliferazione, perché alla fine non ci, anche se in tedesco, vabbè, comunque. Questi sono tutti strumenti che possono essere facilmente personalizzati come leggende, eccetera. Dunque, se però usciamo dall'ambito dello storytelling e vediamo qualcosa di più, siti di utenti pubblici, ci sono delle cose, cambiano in continuazione, il principale difetto di questa cosa è che cambia in continuazione, per cui da un mese all'altro alcune cose le trovi, le altre non le trovi più, no, questo non va bene, perché non era questo, forse questo. Vediamo, lasciamo stare un attimo i disastri naturali. Naturalmente da questo punto di vista il Solar Boston è più interessante. C'è un'applicazione molto simile in Italia, peraltro, che è fatta a cura di non mi ricordo quale ente per l'energia, una società privata che gestisce gran parte degli impianti energetici italiani, in cui è possibile visualizzare il tasso di produzione di energia solare da parte.
situazione, devo dire la verità che confidavo nel fatto che cambiano sì, ma che non cambiano a questa velocità, ma invece dall'ultima volta che sono stato a visitare questo sito, il quello storytelling è più ricco, questo non sappiamo. Quindi comunque sostanzialmente la quantità ci sono, diciamo, io credo che come prospettiva di utilizzo di questi strumenti, per quanto riguarda una diciamo, la possibilità di come dire, interessarsi anche a livello professionale allo sviluppo di sistemi, un grosso bacino di utilizzo è quello legato a questo genere di servizi online. Direi che per i prossimi anni questa è la tendenza, cioè al di là appunto della produzione di servizi in casa e soprattutto la comunicazione tra amministrazioni e tra amministrazioni e utenti ad essere, diciamo, un po' la scommessa del futuro. Già alcuni anni fa mi era capitato di parlare di questa cosa con amministrazioni locali qua in, in provincia di Lecce e avevo, qui riporto l'esperienza mia, avevo ricevuto delle risposte da un lato molto interessate sul piano tecnico, soprattutto alcuni sindaci che mi sembrava che potevano fare una cosa che poi c'era una bella figura, dall'altro però con un grosso scetticismo legato alla possibilità poi di avere, come dire, una, la capacità all'interno delle amministrazioni stesse di gestire il, realmente il flusso di lavoro, nel senso che è vero che sono applicazioni molto semplici, però richiedono un livello di alfabetizzazione tecnica da parte degli uffici che non sempre gli uffici sono in grado di garantire. Quindi secondo me, diciamo, a livello territoriale, se poi spero che durante, la, durante il corso, durante il laboratorio, poi vengano fuori anche delle idee che permettano di superare, capire il modo in cui superare questo limite o informazioni più incoraggianti delle mie. Però secondo me a livello locale ancora esiste, a livello territoriale, un grosso limite nella capacità da parte degli, dei tecnici, delle amministrazioni di capire e di saper utilizzare la tecnologia in maniera appropriata. Per cui, insomma, principalmente quando tu vai a proporre qualche cosa, il grosso limite è che poi ti dicono ma qui non ho le risorse nella mia struttura. Questo, devo dire, rimane un problema che non, non so quanto e come possa essere superato. Sicuramente la tecnologia si è molto alleggerita e quindi di conseguenza la necessità di conoscenze, competenze, eccetera, eccetera, si è molto ridotta. Però rimane il fatto che comunque qualche piccola difficoltà di questo tipo, di questo tipo c'è. Però, per esempio, la possibilità di gestire i servizi comunali attraverso una, un sistema come quello con i telefonini, ad esempio, è una cosa che non dico piccoli comuni dove c'hanno ancora l'operaio che gira con tre ruote, però città di dimensioni, no, paesi di dimensioni ancora più grandi, a partire da Lecce, ma anche Maglie, Casarano, Galatina, eccetera, potrebbero cominciare a pensare di utilizzare. Un'altra cosa di cui non potrei, sono addetti ai lavori, è quello della fruizione turistica e anche lì poi cadiamo in un discorso un po' complicato proprio perché sono state anche in passato, sono state fatte delle iniziative, per esempio ho visto che ci sono un sacco di paesi in cui ci stanno dei cosi appiccicati su alcuni monumenti, luoghi notevoli che hanno un QR code o un semacode, come si chiama quelle cose a scacchettini eccetera, e tu lo catturi col telefonino e ti rimanda a una pagina web. Devo dire che anche in questo caso, quando la cosa è uscita all'inizio, sembrava una tecnologia innovativa che chissà dove ci porterà. Invece purtroppo, come tutte, cioè come, come spesso succede in questi casi, la tecnologia poi ha le sue strade, per cui non tutto quello che nasce, che viene ideato come soluzione tecnologica innovativa e che sembra che abbia un futuro, effettivamente lo avrà. Devo dire che, ovviamente, secondo me diverso è il caso delle, dei dati, diciamo, gestiti attraverso queste piattaforme geografiche, perché comunque quelli sono e restano dei dati di interesse generale. Quindi probabilmente se potessi, diciamo così,
dare un parere sulla base dell'esperienza mia personale di addetto ai lavori, almeno in alcuni dei settori di cui abbiamo parlato, che la soluzione sta nel cercare di creare di mettere insieme delle piattaforme di dati che non siano esclusive, cioè non creare il sistema apposta per, ma ritagliare delle soluzioni ad hoc per sulla base di un sistema generale, cioè appoggiandosi appunto possibilmente a delle piattaforme di tipo a delle piattaforme già esistenti. Quindi anche nel caso della produzione turistica, un conto è creare una struttura specifica che poi va mantenuta con pagine web, eccetera, e deve funzionare, perché se non funziona è sconfitta in partenza. Un conto è invece fare affidamento su contenuti già esistenti, e questo naturalmente se l'amministrazione, il Ministero dei Beni Culturali, eccetera, rendesse disponibili in rete parte dei suoi dati, sarebbe molto più semplice. Però, mi sembra che l'evoluzione che vediamo all'interno dei sistemi, da quelli specifici di tipo desktop singoli per professionisti a quelli invece diffusi via web, la differenza, la linea di evoluzione sia quella che va dalla realizzazione di servizi specifici e dedicati che funzionano solo lì e per quel gruppo di utenti, a soluzioni condivise e condivisibili con N utenti che devono la loro forza al fatto di essere poter essere poi a loro volta supporto di ulteriori contenuti. Da questo punto di vista vi invito a guardare il funzionamento della piattaforma di Gestione Online, perché da questo punto di vista io stesso l'avevo guardata all'inizio con un po' di scetticismo, dicendo vabbè, ma ci sono già altre cose, sta Google Maps, eccetera, molto, e invece essendo fatta con contenuti di un certo tipo, anche con mappe base di buona qualità certificate, molti dati che sono disponibili là sono dati certificati, quindi non sono dati che non si sa di quando sono, dove sono stati presi, realizzati e messi in circolazione. Ha avuto invece una grande crescita proprio per il fatto che gli utenti si sono trovati progressivamente ad avere dei contenuti sempre più ricchi e quindi hanno ritenuto di poter, incrementare l'impresa complessiva dei loro dati, per cui oggi se vuoi realizzare delle applicazioni web con delle mappe per visualizzare delle cose, eccetera, aggiungendo tu dei contenuti, hai come compito tutto sommato poco, perché devi aggiungere una serie di contenuti specifici all'interno di una struttura che è già esistente e già funziona, e questo semplifica molto il compito. Probabilmente l'economia reale fatto di utilizzare il più possibile delle risorse in condivisione tra tutti gli utenti. Il sistema che se andrete a vedere capirete che naturalmente quello che mettete voi a disposizione di tutti è a disposizione di tutti, non è possibile creare profili personalizzati, eccetera, però permette anche altrettanto liberamente di utilizzare i contenuti prodotti da altri utenti. E devo dire che ci sono anche alcuni che sono interessanti e molto ben fatti. Sentite, io direi che posso concludere qua. Abbiamo la possibilità di fare ancora così facciamo un quarto d'ora di pausa, prendiamo un caffè, eccetera, poi tocca alla collega. Giusto? Ah sì, è vero, io poi appunto, data la situazione con lo streaming, eccetera, alla fine non ho preso quella, non mi sono seduto là in mezzo parlando come faccio di solito, però se giustamente ci sono domande fatemele subito. Proprio qualche esempio che riguarda l'archeologia.
proprio, ecco, visto che lei, cioè lei adesso qui e poi dopo avremo comunque, parleremo di altro per quanto riguarda l'archeologia, quindi la, l'utilizzo del GIS può dirci qualcosa in modo che possiamo poi, diciamo, mettere da parte questo, questo aspetto, visto che poi in seguito penso che tratteremo un po' in generale il GIS. Guarda, durante, soprattutto stamattina mi è capitato ogni tanto di fare riferimento all'archeologia come di un settore che solleva questioni che altri, ah no, non posso dire, sarebbe, diciamo, non sarebbe corretto nei confronti delle altre discipline, ma solleva questioni che per altre discipline sono sottovalutabili, per l'archeologia no. Per cui, per dire, all'inizio, quando non veniva preso in considerazione il fattore tempo, ad esempio, non è che gli altri non pensassero che il dato temporale non fosse importante, però alla fine dicevano, vabbè, quelli, come quelli dell'analisi dell'acqua, ti faccio ogni settimana, sostituisco la tabella, ti fornisco il dato aggiornato, tanto poi gli altri ce li ho in archivio. Invece per l'archeologia il dato cronologico è un dato essenziale e quindi, così come a suo tempo, rispetto alla, alla dimensione del tempo, l'archeologia ha fatto toc toc, scusate, c'è anche questo problema, e poi alla fine tutti hanno dovuto dire che sì, effettivamente lo sapevano, però pensavano che non fosse importante e non avevano capito che era così importante, ma grazie agli archeologi ce l'hanno detto. Quindi questa funzione viene svolta molto spesso. Beh, bisogna vedere ovviamente di che cosa parliamo, perché se parliamo, diciamo, dal punto di vista della ricerca, ovviamente l'archeologia usa il GIS da molto tempo, almeno alcuni gruppi hanno cominciato a usarlo molto presto, proprio perché ne aveva bisogno per poter gestire tutti i dati cartografici, che in archeologia sono tanti. Se parliamo di diffusione dei dati e delle informazioni, anche in questo caso, paradossalmente, l'archeologia ci mette di fronte a un problema che sì, nelle altre discipline è importante, ma che non avevamo capito che era così importante, che è quello della sensibilità dei dati, cosa rispetto ai quali l'archeologia ha, come dire, una specie di paranoia. Infatti noi abbiamo realizzato, insieme a Rita Auriemma, la carta, quella del Salento archeologica subacquea, del Salento meridionale, in cui uno dei problemi principali con cui ci siamo scontrati è stato il fatto che la soprintendenza non voleva che venissero rese note le localizzazioni dei relitti, perché questo avrebbe suscitato l'interesse dei tombaroli, diciamo così, dei clandestini, i quali in realtà poi spesso e volentieri sanno benissimo dove sono i relitti e non stanno certo a aspettare te che fai la web application, che lo vedono, perché lo sanno già, anzi se glielo chiedi ti dicono pure di uno che non sapevi. Quindi da questo punto di vista, così come anche per la possibilità di fruizioni innovative con le tecnologie di rete, anche in questo caso l'archeologia pure ha ogni tanto tentato di dare delle risposte a problemi che sono problemi che, insomma, hanno una loro complessità che non riusciamo noi soli a risolvere. Il problema, secondo me, come per l'archeologia, come un po' per tutto, si risolve a livello territoriale, cioè a livello di gestione corretta delle risorse del territorio, altrimenti appunto noi finiamo per realizzare delle piccole isole di cose ben fatte all'interno di un tessuto che non funziona e non lavora nel modo giusto. Quindi credo che il problema, cioè il grosso problema che noi anche in questo settore ci troveremo ad affrontare negli anni a venire, sarà quello della gestione del patrimonio a livello complessivo, siti maggiori, siti minori, anche in questo caso ho detto, vabbè, c'è stata fatta quella cosa dei codici che vengono letti dal telefonino che rimandano a dei siti che diventano di leggere le pagine web con le informazioni, che è naturalmente un'ottima cosa, se però rimane un episodio isolato, peraltro superato tecnologicamente, e non viene
seguito, cioè non viene capito come stare appresso all'evoluzione tecnologica anche in questo settore, rimane appunto una cosa che poi finisce e tutti si chiedono a che cosa è servita. Io credo veramente l'unica cosa sia la salute del territorio nel suo insieme, cioè cittadini che partecipino effettivamente alla vita, alle decisioni del territorio, più che appunto cercare poi la soluzione che tecnologicamente funziona. Tanto poi prima o poi, nel momento in cui la soluzione tecnologica è superata, presto o tardi, arriva sempre. Quindi la soluzione sta nelle menti. Allora, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio per la pazienza con cui mi avete seguito durante tutte queste ore.